Signore e signori, Mago Sales. Buona giornata. E sia veramente una buona giornata quando si apre il giorno e un sogno in più. Io vi faccio un gioco di magia con un giornale strappato, però le notizie si leggono lo stesso. Guardate un po', oh, qui è scritto: chi salva un bimbo aiuta un pezzo di cielo a illuminare il mondo. Sim sales bim. Però adesso facciamo qualcosa di più composto. Si dice, guarda qua, sì. Sim sales bim. Grazie, grazie, grazie. Sales bim, ma è bellissimo. Ma questo Mago Sales non me l'avevi detto. Grazie. Sim sales bim. Grazie. Questa divina creatura, Don Silvio Mantelli. Che gliel'ho messo un po' più, io lo metto un po' più basso. Valterino, vieni siamo, te che siamo si sta. Per, no, perché per questa se no è troppo. Tanto c'è Walter che ormai fa parte, grazie, lo sapete. Grazie. Lui è dentro lo schermo più di me. Don Silvio, senti una cosa. Quante volte abbiamo provato a capire cosa è quel cuore che c'è lì che batte sempre per gli altri? Questo fatto di essere un prete per vocazione, perché è ovvio, e che cosa c'entra con la magia? Me lo spieghi? Beh, insomma, io penso che i maghi e i preti hanno un po' lo stesso compito, lo stesso sogno, cioè meravigliare. È vero. Perché hanno un messaggio stupendo. Si tratta di metterlo in pratica, di viverlo e testimoniarlo. Senti, il senso di questo messaggio qual è? Significa vivere la gioia. Ecco, no, perché... Missionario della gioia. Sì. Senti, Don Silvio, sì. Ma a parte il fatto che noi pensavamo fino a poco tempo fa non sia mai si parlava di magia, peccato mortale, poi è ovvio che ci sono delle situazioni ben diverse quando noi ricorriamo ai maghi, alle fattucchiere per ben altro, però lo stupore, la meraviglia, nel caso di un prete noi immaginiamo la radice quale sia, il Vangelo, quel Gesù Cristo di cui, certo, vi siete sempre innamorati, di cui siete innamorati. Ma nel caso di un mago, il mago non toglie qualcosa al prete, viceversa? No, ma mago della, sì, mago della fede, mago dei bambini. Io sono dei bambini, io penso che la religione sia proprietà più degli adulti, dei piccoli della terra. Ed è questa è la cosa bellissima, allora... i piccoli della terra. Senti, Don Silvio, come è cominciata questa passione? Quando è che hai capito poi che tutte e due queste meraviglie potevano andare insieme? Beh, io ho scelto di fare il mago. La vocazione è un dono di Dio. Ho semplicemente messo insieme le cose, perché io già prima facevo il mago, prima che venisse la vocazione. Avevo voglia di stupirmi, di meravigliarmi. Forse anche perché, ecco, mia mamma mi diceva sempre: sparisci, sparisci. Basta, era non ne posso più. Ma vedi che sono sempre le mamme che capiscono tutto di più. Ero un po' discolo là, diciamo, ecco. Monello o birichino. E poi in quel Vangelo ti sei acquietato, sì, con quel Vangelo ti sei acquietato. Più o meno. E hai avuto anche il fiuto di capire dove fosse la bravura istintiva, il talento. Noi ti vogliamo portare i saluti di una persona che conosci bene, grazie, di un artista unico al mondo, che il mondo ci invidia, che risponde a un nome e cognome. Tieniti forte, Arturo Braghetti. Grazie. Guardate e ascoltate. Era l'estate del 1970-71 e spero che tu lo ricordi. Eri, non eri ancora prete, ti si presentò davanti un ragazzino piccolino, magrolino, molto molto introverso, un po' sfigato, insomma, ero io, avevo 13 anni e ti chiesi di insegnarmi un gioco di prestigio, perché io sapevo che tu avevi quella stanza piena di giochi magici, di libri incredibili, e tu me lo insegnasti e dopo una settimana
mi facesti anche i complimenti, quindi diventai tuo assistente. Quindi mi ricordo benissimo quando facevamo tutte quelle belle cose allegre, tipo tagliare la testa, tagliare un braccio, fare apparire i foulard, le colombe, eccetera, eccetera. Comunque per me quel momento della mia vita è stato un momento chiave, perché mi ha fatto uscire dalla mia timidezza, mi ha rivalutato agli occhi degli altri e soprattutto mi ha dato una missione nella vita. Quando io lasciai il seminario e ti chiesi, anzi ti confidai che non avevo veramente una vocazione religiosa, tu mi risposi: non è importante avere una vocazione religiosa, ma avere una vocazione. Se vuoi far sognare e sorridere gli altri, ebbene persegui la tua vocazione. E quindi io ti ringrazio adesso per avermi dato un ideale che io ancora seguo nella vita, perché mi reputo un po' un missionario della fantasia. Grazie anche a te. Grazie Silvio, per sempre. Che cosa ci vuole? Guarda, ma è una cosa che ti porta una commozione. Vieni qua, dammi le mani, dai, dammi le mani. Quanto sei bello. Guarda, questa è una storia magnifica. Tu avevi vita, capito? E sì, vedi cosa significa accompagnare nella vita, Don Silvio? Vedi cosa significa capire che ognuno di noi è destinato a qualcosa di bello e di grande. Poi è ovvio che non sempre certi progetti possano andare in porto, ma sicuramente sarà un missionario anche lui della fantasia e della gioia. I bambini, tu hai raccontato al mondo in questa tua ultima fatica che si chiama Il rischio di essere felici. Esatto. Che è un libro bellissimo dove racconti essenzialmente anche le tue missioni, perché poi la tua missione dentro l'essere prete e mago è quella di portare quella gioia a chi non ce l'ha. E quando raggiungi popolazioni di cui non capisci neanche la lingua, che non hai mai visto in faccia, come la tua arte magica riesce a portare questa gioia alla fantasia? Me lo spieghi? Forse va da sé, ecco, no? Quando uno è carico di un sentimento positivo, uno trasmette questa gioia. E io questo senso positivo vedo, mi viene, ecco, dal sapere che Dio mi vuol bene. E lo comunico semplicemente, ancora adesso, quando parlo agli altri, parlo della mia vita. E se dovessi raccomandare qualche cosa ai giovani, beh, io dico, io ti raccomando la mia vita, che sia bella e felice come quella che ho avuto e sto avendo. E i sogni sono l'alba di ogni giorno nuovo. Intanto noi guardiamo delle immagini bellissime, sì, perché tu sei andato ovunque. Potete immaginare cosa significhi per questi bambini poter ridere, poter sorridere, potersi ancora stupire e meravigliare. Don Silvio, perché poi in fondo Gesù Cristo che faceva? Stupiva e meravigliava anche le folle. Certo, sì, era una missione fantastica, sì. Purtroppo non l'hanno capito. Ma secondo me pian pianino, io invece sento solo di storie. Il rischio, io di fatto ho detto così, il rischio di essere felici, perché devi combattere una battaglia. Ho incontrato Madre Teresa, una figura stupenda. Abbiamo delle immagini, sì, un'immagine bellissima. E lei diceva, la vita è una grande avventura, rischiala, perché no? Ecco, cosa vuol dire il rischio di essere felici? Poi però mi devi raccontare quell'incontro con Madre Teresa. Sì. Il rischio di essere felici. Il rischio perché? È il sogno nostro quello di essere felici, invece diventa un rischio. Perché viviamo in un mondo, sembra, di infelici, di brontoloni più che altro, no? Allora quando tu dici io sono felice, dico sei un cretino. E invece no. Ecco. È uno dei motivi per cui ci svegliamo la mattina, sì, e veniamo anche a bel tempo, si spera. Perché questo è un rischio che vogliamo correre. Senti, Mago Savi, sono impazziti i centralini che mi fanno segno. Ma ci vuoi regalare un altro po' di stupore e meraviglia? Certo. Io me ne vado buona bonina lì sul divano, perché ti devo guardare come Dio comanda. E tu te ne vai là sul tavolino magico di Mago Sales. D'accordo. Stupiscici, Mago. Grazie. Non è il mio lavoro, è il mio gioco. Io vi racconto la mia vita, ma soprattutto di un fatto che ho avuto in Africa alcuni anni fa. Ho fatto il mio spettacolo in una terra non dimenticata da Dio, purtroppo dagli uomini sì. Mancava di ogni cosa importante. Bene, il missionario alla sera mi chiama e dice: Don Silvio, sei stato così bravo che io voglio farti un regalo.
un regalo in quella terra. E io ce l'ho ancora qua, dentro questa scatoletta, guardate. Mi ha regalato un bicchiere di acqua pulita. Beh, poca cosa. Ma in quella terra sì. Sappiate che mentre noi parliamo, ogni 6 secondi nel mondo purtroppo muore un bimbo di fame o di sete. 600 bimbi in 10 minuti. Io ho bevuto quell'acqua e ne sento ancora il sapore adesso. Le cose semplici, belli, di una volta e ancora di adesso. C'era un bimbo lì vicino, mi ha detto: Mago Sales, io ho un sogno. So che quando tu vai nella tua terra d'inverno, dal cielo non viene giù solo l'acqua, ma anche la neve. Fammi vedere la neve. Un mago. Io dentro questa scatoletta avevo un pezzo di carta, guardate, bianco come la neve. Io ho detto la neve è fatta di pezzettini bianchi che volano dal cielo verso la terra. Insomma, non è che fosse stato molto contento, però, guardate, aprendo mi ero accorto di aver fatto un cristallo di neve. Ma l'acqua da dove viene? Viene dal cielo, dalle nuvole del cielo, dall'acqua. E allora io avevo anche l'acqua, allora ho messo qui il mio pezzo di carta, guardate la neve. È possibile, sì. Sì, certo, certo. Grazie. È un incanto. Grazie. Don Silvio, grazie. Sei un incanto d'uomo te. Grazie. Sei un incanto, grazie, d'uomo. Che cosa bella averti qua. Io avrei voluto fissare l'immagine di quel bambino. Ah sì. Quello è lo stupore che ha senso regalare. Senti, quando incontri Madre Teresa, che è questa donna che ha fatto felice per... Il DNA di quella donna doveva essere isolato per poter comprendere, per poter clonare quella felicità. Guardate quanto si fa bambina in questa foto, guardatela. È più bambina delle altre, delle novizie. Che cosa avevi combinato lì? È lo stupore, è una storia lunga che ho scritto, è chiaro, nel mio libro. Sono era forse le pagine 96, più belle del tuo libro. No, ma brevemente, no, era il 96, l'anno prima che morisse. Una bimba, prima di partire per l'India, mi aveva fatto un'offerta raccolta dai suoi amici all'asilo, $500, l'equivalente. E io li ho fatto uscire da un portafoglio che tutta la volta era vuoto, poi altri 100, e quindi guarda la meraviglia. E qui immaginate quei $500 dollari per Madre Teresa cosa abbiano rappresentato. Erano il dono dei bimbi dell'Italia ai bimbi dell'India. Senti, Don Silvio, ti voglio fare una domanda un po' complicata, ma ne ho bisogno. Come si fa a restare bambini come te? Beh, insomma, io ce l'ho forse di natura, guarda, non so. Penso il fatto di non darsi troppa importanza, ecco, di giocare con la vita, di sapere soprattutto che ci sono tante persone che ti vogliono bene. Io ogni viaggio che ho fatto è come vivere una vita in più e diventi ricco dell'esperienza che accumuli attraverso il dono che fai verso gli tu altri. Tu sei un degno figlio di Don Bosco, che tra l'altro sì, celebriamo il 31 ecco, di, sì, certo, di gennaio, certo. Anche lui sì, andava presso le carovane che si esibivano nelle piazze e poi portava con questi bambini in chiesa. Dalla magia al Vangelo, sì. E il tragitto non è mica tanto complicato con no, te. No, come abbiamo detto, ecco, lui era affascinato, no, da questi, noi li chiamavamo ciarlatani, saltimbanchi, che popolavano le piazze dei paesi in occasione di fiere, feste e mercati. E dicevo, ma guarda quanta gente che va lì. Poi andavo in chiesa, dice, un po' meno. E allora me li trascino allora, io. Diceva, i preti, ecco, i preti dovrebbero essere non tanto interessanti, capaci di distribuire meraviglie. E perché tu ce l'hanno dentro. Sei un uomo meraviglioso. Mi vorrei rubare il tuo sorriso e mettermelo qua. E ti dirò di più.
Don Silvio, c'è un'altra persona, un altro di quei talenti che tu sei andato a scovare, è Walter Rolfo. Guardate qui Maurizio Iovine, come è andato a sfrugugliarlo. Sei un grande. Ho conosciuto Mago Sales, beh, in realtà, essere proprio precisi, Mago Sales era già conosciuto. Diciamo che lui era considerato l'Albus Silente della magia italiana, quindi per noi giovani adepti, giovani appassionati di magia, entrare nella sua accademia e quindi avere il Mago Sales che ti insegnasse a fare il mago era un dono speciale. E lui è sempre stato molto generoso e ha sempre accolto un po' tutti, anche i più bravi, i meno bravi. Diciamo che l'unica discriminante era chi avesse veramente la passione e la voglia di diventare mago, cioè di amare, di conoscere questa arte meravigliosa che è l'arte magica. Il rapporto con Mago Sales è cambiato nel corso degli anni, nel senso che quando ero bambino ovviamente avevo un rapporto di venerazione perché lui era il maestro e noi eravamo quelli che imparavano. Poi siamo cresciuti, sono diventato allievo e maestro un po' più affiancati, poi siamo diventati compagni di viaggio, poi siamo diventati colleghi maghi e adesso sono molto onorato di poter dire che considero Sales uno dei miei più cari amici. Ecco, questo forse diciamo che è il giusto coronamento di più di 30 anni di conoscenza ed è forse il dono più grande che mi abbia fatto Mago Sales. Essere il suo amico ti permette di conoscere non soltanto il mago, non soltanto l'uomo, ma anche la persona che profondamente ti insegna che cosa vuol dire la magia, ma anche ti dà grandi consigli per la vita. Conoscendo Sales da tanti anni, diciamo che sono state tante le storie che hanno caratterizzato la nostra conoscenza. Sicuramente mi ricordo quando ero bambino e andavo nel teatro magico Loca nel Cilindro, che era un sottoscala che lui aveva allestito a teatro, e ero andato da lui per le prime lezioni, che, e questo è importante dire, sono sempre state totalmente gratuite, cioè Sales ha insegnato gratuitamente a tantissimi maghi a conoscere e amare quest'arte. E avevo la giacca di mia mamma che aveva utilizzato in matrimonio, alla quale lei aveva spostato i bottoni da uomo a donna, e mi ricordo che facevamo le prove e lui contemporaneamente ha sempre fatto mille cose insieme, quindi io lì che provavo tutto impacciato davanti alla telecamera, lui rispondeva al telefono, rispondeva al citofono, diceva vai avanti e poi guardavamo il video e mi correggeva. Sales è tante cose, Sales è un amico, un maestro, Sales è interessante, curioso ed è bello scoprire l'uomo al di là del prete, non vi posso dire nulla, nel senso che riesci a vedere un lato umano speciale di una persona che ha girato il mondo, ha visto tanti bambini, ha visto tanta sofferenza, ha cercato di portare i sorrisi dove c'era la sofferenza e quindi ha tante ore di volo sulla schiena. E queste ore non sono soltanto sul palcoscenico, sono soprattutto nel condividere emozioni con le persone che ha incontrato. E quindi questo è un uomo speciale. Quando parli con lui, ecco, hai la certezza di non sentire mai nulla di banale. Guardate, io sono incantata. A parte un'intervista bellissima, per cui ringraziamo Maurizio Iovine. Io ti guardavo, tu sei misurato, sei generoso, ma sei pieno d'amore. E in questo libro, i cui proventi, inutile dire, il rischio di essere felici, vanno a far felici tanti bambini in tutto il mondo. E in questo libro tu dici una cosa che a me mi ha stregato. Io sono stato fortunato, tu sei benedetto da Dio. Non è la fortuna questa, è il cuore. Don Silvio Mantelli, se non si ha questo cuore non si va da nessuna parte. Ti posso, me lo fate fare un saluto di un secondo? Regalaci tutta questa gioia, la tua neve poi è unica, non si scioglie mica. Grazie. Me lo firmi questo capolavoro che mi hai portato. Senza. Dio ti benedica. Grazie. Don Silvio, vai piano piano. Sim, sì. Sales, bim, mi sparisce anche Don Silvio Mantelli.